Siamo a venerdì, come sempre torniamo a parlare di ETF e di quelli che io potrei valutare di inserire nel mio portafoglio, ma questa è la settimana delle comparazioni, per cui oggi voglio dare la mia opinione se sia meglio gestire un portafoglio di REITs tramite ETF o facendo dello stock picking. Scelta difficile o semplice? Dilemma? Vediamolo dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio, io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto. Pasquale, ma perché ti ammazzi a cercare REITs in varie parti del mondo quando con gli ETF settoriali segui l'indice sicuramente guagli al mercato? Ottima considerazione. E non hai tutti i torti se pensi questo. E in realtà per la maggior parte degli investitori è un'ottima scelta, è un'ottima strategia che pone delle sicurezze su diversificazione geografica e valutaria e non ti espone dei rischi di una singola azienda. Ma a mio parere, così come ho detto in numerosi video precedenti, nel mondo degli investimenti non esiste solo il bianco o solo il nero. Ci sono delle diverse e piacevoli sfumature di grigio, come il titolo dell'album dei Fates Warning, A Pleasant Shade of Grey. Questo è per pochi vecchi metallari che guardano questo video. Per cui ho deciso di mettere in questo video alcune mie considerazioni su questo argomento, con i pro e i contro di fare una o l'altra scelta, sempre tenendo in considerazione il fatto che non si tratta di consigli finanziari, ma di mie semplici valutazioni. Ognuno poi deve fare i propri approfondimenti, come sempre io non sono un consulente finanziario. Facciamo le considerazioni come sempre per punti e poi alla fine vi lascio, alla fine di questo video, un paio di ETF, o due o tre ETF che potrebbero essere ideali per una diversificazione importante dell'immobiliare internazionale nel caso si volesse valutare questa asset class per un portafoglio specifico. La prima cosa che mi viene in mente è la diversificazione geografica. Sicuramente un mega punto a favore degli ETF, diciamocelo sinceramente, avere un paniere diversificato che possa semplificare la vita agli investitori. Preferendo un ETF ci si pone nella situazione di investire in alcune, se non in tutte, le aree del mondo, senza dover fare delle scelte specifiche difficili, anche perché soprattutto per alcuni mercati poco liquidi o poco conosciuti, per un investitore medio con un capitale medio piccolo è molto rischioso se non impossibile accedervi, sia in termini di singoli paesi ma poi soprattutto anche in termini di aziende perché alcuni mercati sono troppo esotici. Dove risiede il vantaggio vi è anche lo svantaggio. Un investitore esperto o magari un profondo conoscitore di un particolare mercato o di un'azienda particolare potrebbe trovare limitante un ETF perché potrebbe tra virgolette tarpare le ali ai propri rendimenti. La seconda cosa è la diversificazione valutaria, anche qui l'ETF pone delle fondamenta per il portafoglio. Avere un unico paniere che viene tradato in una valuta fissa ma che ha aziende al suo interno di diverse valute, dovuto appunto a quella diversificazione di cui abbiamo parlato prima, quella geografica, va a calmierare la volatilità o i rischi valutari dovuto appunto a delle situazioni locali. Basti pensare alla situazione russo-ucraina che stiamo vivendo in questi mesi. Aver investito ad esempio in un real estate ucraino o russo, ma legandosi solo alla svalutazione ad esempio della moneta, del rublo, questo avrebbe portato forti oscillazioni nel nostro portafoglio azionario. In controtendenza, un investitore esperto del mercato avrebbe potuto vederne ad esempio un'opportunità. Infatti poi il rublo ha recuperato qualcosina. Non è una cosa che io farei e che avrei saputo fare, ma ci sono sicuramente molti investitori esperti che sarebbero stati in grado di valutare la situazione e guadagnarci su. La terza cosa è la diversificazione di equity. Immagina di avere avuto in portafoglio Evergrande. Avendo investito sulla crescita sui massimi, oggi a spanne avresti perso il 92% del tuo investimento. Immagina che botta. Un ETF immobiliare avrebbe perso sì, ma poi nell'indice di riferimento sarebbe entrata, anzi subentrata, un'altra azienda per cui sostanzialmente ci avresti recuperato sul lungo periodo. Su Evergrande ho molti dubbi. Quando un ETF segue un indice va a sostituire, come fa l'indice, le aziende che non fanno più parte di quel tracking, di quell'indice, con altre che vanno a subentrarne. Motivo per cui anche se uno, due o tre aziende fallissero con un paniere diversificato molto ampio, si avrebbe comunque meno volatilità e drawdown, ma comunque in ogni caso la banchina è lunga e le sostituzioni sono infinite. Di contro però ci si pone un limite ai propri guadagni, non potendo investire magari in aziende che possono sovraperformare l'indice, che magari sono solide, se studiate bene, su mercati magari liquidi e altamente capitalizzati. Come ultima cosa, a mio parere subentra la passione, la voglia di essere azionista, di possedere qualcosa. Quando si comprano azioni singole si crede fermamente in un progetto, nell'azienda, nelle sue capacità, nel suo board. Si vuole votare alle assemblee degli azionisti, si vogliono seguire tutte le call. Si fa un lavoro più duro, in cui bisogna spulciare i bilanci, le prospettive, i piani futuri. Lavoro molto più stressante e logorante, ma molto più gratificante. Con un ETF si decide solo di farne parte in maniera passiva, che ci sta, i soldi sono i nostri e la truffa della falsificazione di un bilancio c'è sempre, sempre dietro l'angolo. Per questo la selezione delle aziende dovrebbe essere rigida
rigorosa e con un controllo certosino. A mio parere, una giusta diversificazione fra ETF e REIT singoli può essere una buona strada da seguire se queste due strategie vengono affiancate l'una all'altra. Ed è in pratica la strategia che seguo io. Pur avendo molta più passione del settore di molte delle persone che mi seguono su questo canale, ci sono dei limiti importanti nella reperibilità di informazioni dei mercati molto più esotici. Immaginate un mercato in cui, per esempio, facciamo un esempio stupido, in cui il mercato immobiliare più bello, più importante e più in crescita sia quello pakistano, iraniano o thailandese. Pensiamo che siano eccezionali, ma anche se così fosse, come si possono approfondire le aziende a dovere? È un lavoro troppo logorante e, come si dice a volte, il gioco non vale la candela. Io punto molto sulle equity singole, ma non disdegno anche ogni tanto alcuni ingressi in ETF immobiliari. Se dovessi aggiungere un ETF sull'immobiliare molto diversificato e non troppo legato alla componente geografica, ma solamente per diversificare ulteriormente il portafoglio, sicuramente la mia scelta cadrebbe su uno di questi tre ETF che vi lascio poi tranquillamente sia in descrizione sia nel primo commento pinnato del video. Ma quali sono questi tre ETF? Il primo sarebbe l'iShares Developed Market Property Yield col ticker IWDPD, che replica appunto gli investimenti sia in REITs che in società immobiliari quotate dei paesi sviluppati di tutto il mondo all'esclusione della Grecia e che hanno un rendimento da dividendo provvisionale a un anno pari o superiore al 2%. Il secondo sarebbe l'iShares European Property Yield col ticker IPRP, che segue appunto l'indice FTSE EPRA NAREIT Europe ex UK e che replica appunto sia i REIT che le società immobiliari quotate dei paesi europei sviluppati all'esclusione del Regno Unito e che hanno un rendimento da dividendo provvisionale ad un anno pari o superiore al 2%. L'ultimo sarebbe l'iShares US Property Yield col ticker IUSP, che appunto replica l'indice FTSE EPRA NAREIT degli Stati Uniti d'America e che appunto va a seguire sia i REITs che le società immobiliari quotate negli Stati Uniti d'America che hanno un rendimento da dividendo provvisionale a un anno pari o superiore al 2%. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Ti prego, dammi le tue impressioni su queste mie considerazioni e fammi sapere cosa ne pensi tu. Acquisti solo REITs, solo ETF o anche tu fai un bel mix? Dammi la tua o le tue opinioni nei commenti qui sotto e fammi sapere se gli ETF che ho proposto sono anche a parere tuo buoni in termini assoluti per diversificare un portafoglio totale o un portafoglio di REITs o se avevi altre scelte diverse. Spero di avere un tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere la community. Cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiamoci opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e ovviamente se sei nuovo sul canale di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Oggi è venerdì, ultimo video della settimana, per cui noi torniamo lunedì prossimo con Buonanotte Mercati per iniziare una nuovissima settimana editoriale. Non mi resta che augurarti solo un felice fine settimana. Ciao!